Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Tempo Perso con Emilio Marrese, Radio Nettuno Bologna 1. Il nostro numero è sempre 366-402-4022. L'ospite di questa sera è Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoro Più. Ciao Matteo, benvenuto. Buonasera Emilio, buonasera a tutti. Allora, intanto Lavoro Più, speriamo che sia sempre più, nel senso che qui in realtà tanti si lamentano giustamente perché il lavoro è meno. Col Covid è stata data una bella botta e chissà quanto durerà. Leggevo nei giorni scorsi 5 milioni in Italia di poveri in più, travolti da questa crisi. Dal tuo osservatorio, dalla trincea di chi cerca e offre lavoro, qual è la situazione? Qual è il termometro? Quali sono le sensazioni al di là dei nudi e crudi numeri e delle statistiche? Diciamo che quello che tu hai detto è sicuramente vero. Noi viviamo, in questo caso a Bologna, Lavoro Più è in tutta Italia, però diciamo che Bologna è sicuramente un'isola felice o quantomeno, diciamo, meno infelice, no? La situazione dei mesi passati è stata terribile. Venivamo da anni di crescita. Dal punto di vista del mercato del lavoro, e il mercato del lavoro si stava, diciamo, stava tornando a numeri importanti e assolutamente sopra la soglia anche di altri paesi europei. Chiaro che questi mesi hanno dato una botta importante. Come dicevo all'inizio, Bologna risente probabilmente meno di altre zone d'Italia. In altre zone la situazione è veramente molto complicata, probabilmente nelle zone in cui già prima era difficile, adesso è veramente molto complicata. Quali sono, i settori che sono maggiormente colpiti? Beh, chiaro che viene da sé che tutti i settori diciamo, della ristorazione, della grande distribuzione, non inteso come supermercati, ma magari tutto quello che c'è. Adesso non voglio citare marchi, però tutto quello che non è alimentare, sicuramente il turismo, gli alberghi e via dicendo. Altri settori, magari di nicchia, stanno, non dico avvantaggiandosi, però stanno in piedi bene in questo momento, sono tutti quelli dell'informatica, dell'ICT e tutto quello che è correlato a questo momento, diciamo, fra virgolette, più tecnologico di quello che era fino a 6 mesi fa, no? Siamo diventati tutti un po' più tecnologici, aggiungerei ai noi. Senti, c'è più domanda, cioè in questo periodo arrivano da voi molte più persone per cercare di trovare un lavoro, o quello tutto sommato è rimasto, quel dato è rimasto simile? Anche qui bisogna fare delle differenze, come dicevo. In alcune zone il dato è rimasto simile, in altre c'è più domanda, sono le zone in cui ovviamente c'è più difficoltà a cercare lavoro. Noi abbiamo un osservatorio sicuramente importante, però non dimentichiamo mai che le agenzie per il lavoro in Italia sono molto importanti, ma occupano una parte, una fetta molto piccola del mercato del lavoro. Questo succede in Italia, in altre zone d'Europa e del mondo non è così. In Italia chiaramente la normativa è tale per cui ci sono ancora delle limitazioni alle agenzie per il lavoro, per cui, come dicevo all'inizio, noi diciamo, riusciamo ad avere sotto i nostri occhi una piccola percentuale. Però devo dire che io non canto mai vittoria, così come non sono mai troppo disfattista. Secondo me, negli ultimi 2 mesi la situazione è lievemente in miglioramento Ma è rispetto stata più. ovviamente a primavera, no? Chiaramente io prendo come termine di paragone, cioè, il primo lockdown e quindi il momento forse più basso, spero, degli ultimi decenni, probabilmente. Quindi il colpo più forte è stato in primavera rispetto alla seconda ondata. Per il nostro osservatorio e per Lavoro Più, sì, così come per le agenzie per il lavoro e per tutti i numeri che abbiamo, nettamente più forte. Noi in questo momento, cioè a novembre, dicembre,
siamo più o meno sui numeri che avevamo l'anno scorso, nello stesso momento dell'anno. Quindi, per cui, questo è, cercando di essere ottimisti, un ottimo segnale, perché nonostante tutta la fetta che citavo prima essere in crisi, non ce l'abbiamo più, quindi gli eventi, la moda, il fashion, per noi molto importanti, nonostante questo siamo sui numeri dell'anno scorso, quindi probabilmente il mercato c'è, bisogna capire quanto durerà ancora questa emergenza. Quindi se dovessi dare un consiglio presumibilmente a un ragazzo, ma magari anche a chi un po' più grande è rimasto in difficoltà, al di là del settore informatico, cosa potrebbero venire ad offrire, quali competenze, quali sviluppi, quali campi possono essere come dire, più aperti a giocare la loro partita? Vengono da voi e vi dicono: io so fare questo, che cosa serve? Questa è una domanda da un milione di dollari. Chiaro che bisogna sempre capire se l'esigenza è, quindi a chi ti rivolgi, se ti rivolgi a un ragazzo di 13 anni e che quindi ha un orizzonte temporale di 5-10 anni nel momento in cui si butterà sul mondo del lavoro, o ad un ragazzo di 19-20-22 che magari invece, se non fa l'università o se la sta terminando, è pronto ad entrare nel mondo del lavoro. Io credo che rimarrà, chiaramente cerchiamo, visto che è una trasmissione comunque prettamente bolognese questa, parliamo di Bologna, rimarrà Bologna una delle capitali mondiali della meccanica, quindi per cui la meccanica e quindi tutto quello che gira intorno alla meccanica, dall'ingegneria all'istituto tecnico, ai periti e via dicendo, rimane secondo me trainante per il mercato bolognese. Quindi io, un consiglio che mi sento di dare, è vero sempre che un giovane deve seguire i propri istinti e seguire i propri sogni, questa è la cosa fondamentale, però se uno ha dei dubbi, ricordarsi sempre che se vede come futuro Bologna è una città meccanica, quindi è sempre molto importante. In questo periodo stanno lavorando molto, grazie all'asporto e al domicilio e a tutte le varie consegne di cui abbiamo bisogno stando chiusi in casa, stanno lavorando molto i rider, i ciclofattorini, come li vogliamo chiamare, soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione, i pasti, il cibo da asporto. Lavoro Più ha messo in campo una iniziativa piuttosto innovativa per cercare di offrire qualcosa in più, qualche garanzia, qualche tutela in più ad un settore di lavoratori che, come sappiamo, sin da prima del Covid, comunque essendo nuovo, era anche particolarmente esposto alle intemperie del mercato e poco tutelato. Raccontaci un po' qual è stata la vostra idea e che cosa state facendo. Tutto nasce nel primo lockdown, quando chiaramente avevamo tutti molto tempo per pensare, e quindi in quel momento ci è venuto, diciamo tendenzialmente a me, al direttore generale Rudy Parracino, in mente un settore che probabilmente oggi è il settore più bistrattato che c'è nel mercato del lavoro, se ci pensiamo, perché sono sulle pagine dei giornali ogni giorno, forse anche ha ragione, è un settore, quello dei rider, quello dei fattorini, che soprattutto, esatto, come hai detto tu, di consegne alimentari, che ha onestamente sempre avuto pochissime tutele e, nonostante la firma del nuovo contratto, continua ad averne abbastanza poche. La nostra idea è molto semplice. Questo progetto, un progetto a cui abbiamo dato il nome di Lavoro Più Go Riders, è un progetto che prevede l'assunzione diretta dei riders, ovvero sono assunti con contratto regolare. E io dico, per spiegarlo magari a quelli un po' più profani, è come se le consegne le facessi io, sono dipendenti di Lavoro Più, quindi hanno tutti i diritti che un dipendente assunto col contratto del commercio ha,
quindi tredicesima, quattordicesima, bla bla bla, malattia, INPS, INAIL, tutto quello che ne consegue. Chiaro che è un po' come ripeto, è un progetto di marketing, non è un progetto di business. È evidente che per noi è una cosa importante dare questo messaggio etico, darlo alla città di Bologna, perché in questo momento è a Bologna questo progetto soprattutto, e far capire che con un po' di impegno, secondo me, riusciamo tutti a dare un po' più di dignità anche a questi lavoratori. Immagino che possa esserci molta richiesta di posti del genere, come si dice a Bologna, insomma, una bella baza, anche perché poi oltre a tutte le garanzie c'è anche quella fondamentale di non dover lavorare a cottimo, cioè si viene pagati sia che porti una pizza sia che ne porti 10, quindi cosa che invece normalmente influisce sulla paga di questo lavoratore. Qual è il vostro obiettivo? Cioè, oltre ad avere bisogno, e quello non è difficile trovarlo, della manodopera di lavoratori che vogliano in questo modo farsi assumere e prestare il loro servizio, servono anche ristoranti, soprattutto ristoranti, immagino, che poi intendano servirsi di questa opportunità. Qual è il vostro obiettivo? Il giro, ribadendo che appunto è un'operazione più di marketing che non per guadagnarci dei soldi, qual è l'obiettivo? In che numeri avete fissato il vostro traguardo? Quanti ristoranti, quanti lavoratori? Allora, intanto devo darti una di quelle notizie che forse sconvolgerà la tua serata, ovvero che tu dai per scontato che, come tu hai detto giustamente, una base che non abbiamo sicuramente problemi a trovare dei riders. Così non è. Così non è assolutamente. Assolutamente sì. Io questa cosa la dico anche alle istituzioni, che devo dire, legandomi al progetto etico di marketing, aggiungerei etico perché secondo me è fondamentale, perché poi il progetto di marketing è sempre una roba un po' aleatoria, no? È un progetto etico prima di tutto di marketing. Le istituzioni che ci hanno contattato non appena hanno visto ovviamente questo lancio, l'istituzione intendo il Comune di Bologna, quindi più assessori del Comune di Bologna, tutti davano per scontato quello che tu hai dato per scontato. In realtà non è così. Non è così perché partiamo dal fatto che questo lavoro è un lavoro bistrattato. Quindi la gente non si avvicina a fare questo. Ed è molto complicato spiegare loro tutto quello che ci sta dentro, cioè che non vengono pagati a cottimo, vengono pagati, come tu hai detto giustamente, che consegnino una pizza o 1000 pizze per quella cifra. Hanno comunque un rimborso. Insomma, e non è così scontato. In più, non dimentichiamo che in questo momento storico Bologna non ha tutti gli studenti che normalmente ha. Probabilmente... Sì. Quella è una, cantera, diciamola in maniera calcistica, da cui probabilmente si prenderebbero molti potenziali riders. Quindi quello in questo momento non è così scontato trovare delle persone, dei ragazzi, normalmente ragazzi, insomma, disponibili. È ovvio che chiudendo rispondendo alla tua domanda, i ristoratori ci sono, anche lì bisogna lavorarci sopra, perché insomma è tutto molto più difficile, ti devo dire la verità, molto più difficile di quello che io immaginavo. Io pensavo fosse un po' più facile anche farlo capire ai lavoratori così come ai ristoratori. C'è però da dire che chi lo capisce lo sposa fino in fondo, e quindi si sente proprio legato e connesso a questo tipo di progetto. Cioè veramente, come noi adesso siamo in giro in tutta Bologna con una pubblicità sui mezzi di trasporto e sui cartelloni, è proprio il food delivery differente, cioè la consegna differente. Noi ci teniamo a questa cosa qua, è proprio una roba diversa. E quindi appello a ristoratori, ma soprattutto lavoratori, ragazzi, giovani, fatevi avanti perché c'è bisogno, e quindi chiamate Lavoro Più, perché a differenza di quanto pensavo io, cioè che i primi posti fossero già stati assegnati e non ci fosse più bisogno di manodopera in attesa di
allargare il giro dei ristoranti, invece ci sono speranze per tutti. Insomma, datevi una mossa perché il posto c'è, è un'occasione che va sfruttata, giusto? Andate sul sito di Lavoro Più, lavoropiu.it, ci sono tutti i riferimenti. La possibilità per chi ha voglia di lavorare c'è, quindi sì, non pensiate che diciamo che sono tutti chiusi le prenotazioni, tutt'altro. Senti, veniamo invece a dolenti note, non che quelle del lavoro siano allegrissime, ma insomma tutto sommato ci hai dato anche dei motivi di speranza e indicato qualche strada. Le dolenti note sono quelle che vedono il vostro marchio sul petto della squadra che nel cuore mi sta, anche nel tuo, ultima in classifica in questo momento, la Fortitudo. Che sta succedendo? Te lo chiedo da tifoso o da sponsor? Decidi tu quale canottiera vestire. Ah no, questa è una domanda trabocchetto, sei tu che decidi, non io. Io rispondo. Da tifoso a tifoso? Quindi non da giornalista sponsor, prima sono da tifoso a tifoso. Da tifoso a tifoso sono dispiaciuto. È chiaro che, insomma, io non dimentico mai da dove veniamo e non dimentico mai, a differenza magari di altri, da dove nasce soprattutto Fortitudo e anche il mio tipo Fortitudo, che risale agli anni 70. Quindi non lo dimentico mai quello, perché secondo me è giusto non dimenticarlo mai. Noi non siamo come altri, nel bene e nel male. Quindi questo deve rimanere. Ovvio che quest'anno sicuramente è un anno che è cominciato dal punto di vista sportivo non bene. Io sono molto più dispiaciuto e quindi mi ricordo, poi dopo adesso entriamo nella parte del sponsor che risponde al giornalista, sono più dispiaciuto come tifoso che come sponsor. Comunque Fortitudo è un veicolo molto importante perché esce dai confini bolognesi, va su, è uno dei marchi nella pallacanestro italiana più importanti, quindi l'associazione Lavoro Più con Fortitudo è una situazione che io continuo a considerare vincente nonostante tutto, nonostante i risultati. Poi è anche vero che se uno avesse chiesto il primo dicembre sei convinto di essere ultimo in classifica con una sola vittoria, io due mesi fa l'avrei preso per matto. Però poi lo sport è strano, lo sport è molto strano, quindi sicuramente la società mi sembra di capire che qualche aggiustamento lo stia facendo, lo abbia fatto, qualcuno lo stia facendo, tecnicamente non voglio, io sono un tifoso e uno sponsor, rappresento uno sponsor, quindi non sono un tecnico, insomma. Mi auguro che le cose migliorino. Io sono molto sorpreso onestamente da questo rendimento, perché tutto sommato sì, uno può essere d'accordo o meno sul fatto di un avvicendamento tecnico in panchina quest'estate, a me Martino piaceva, però prendi l'allenatore della nazionale, poi prendi il capocannoniere e non pensavo che la somma di questi fattori portasse a un risultato così inferiore alle aspettative. Questo mi ha stupito, colpito molto negativamente e non me lo aspettavo onestamente. C'è da dire, forse, anch'io sono di quelli che sta seguendo questo periodo con maggiore distacco, perché faccio fatica ad appassionarmi ad uno sport senza pubblico, non so se sia un alibi che possa durare ancora a lungo, però credo che il basket in generale e la Fortitudo in particolare paghi l'assenza del pubblico in maniera molto più pesante di altre, perché per tutte le ragioni che già sappiamo, cioè che comunque il pubblico nella storia della Fortitudo, il connubio tra paladozza, tifosi, gradinate e squadra è una combinazione molto più forte che in tanti altri posti, è un motivo di essere, al di là del solito il sesto uomo in campo eccetera, però è un fattore ambientale condizionante anche a volte sugli arbitri nei finali di partita, perché no, e giocare in casa della Fortitudo porta punti dentro un palasport, non porta punti e non porta probabilmente ai giocatori quelle motivazioni che il clima infuocato del Paladozza invece a volte ti costringe a mettere in campo. Sei d'accordo su questo? Hai fatto un'analisi perfetta, non credo di dover aggiungere altro se non che
Il pubblico è essenziale per tutto il movimento della pallacanestro, prima di tutto per una questione meramente economica, cioè la biglietteria, come volgarmente chiamarci, cioè i proventi dalla vendita dei biglietti nella pallacanestro sono fondamentali nella pallacanestro italiana, quindi prima di tutto è fondamentale per quello. Poi è chiaro che ci sono alcune per alcune squadre, e soprattutto probabilmente quella che ne gode i vantaggi maggiori, il fatto di avere un pubblico particolarmente caloroso, che più volte, io vado indietro negli anni, non dico spostato gli esiti di una partita, però probabilmente agevolato gli esiti di una partita, e quest'anno tutto questo alibi penso che lo possiamo accantonare. Io ho dei seri dubbi che il pubblico quest'anno possa rientrare all'interno dei palazzetti, quindi questo forse è meglio accantonarlo una volta per tutte, è meglio rimboccarsi le maniche e pensare che bisogna cercare di portare risultati senza questo aiuto. Le cose vanno decisamente meglio per la sponsorizzazione invece con il Bologna, siete uno dei partner già da molti anni. Non stiamo galoppando verso l'Europa, non c'è un clima di grande entusiasmo, ma mi sembra che tutto sommato comunque una squadra al decimo posto della classifica sia tutto un altro andare, se non altro rispetto alla Fortitudo. Sì, sono d'accordo con te, il Bologna dal punto di vista sportivo è probabilmente dove deve essere. Io non sono così, diciamo, sconvolto nel bene e nel male. Secondo me il Bologna è lì dove deve essere, cioè intorno alla decima posizione, sia per gli investimenti che fa sia per le ambizioni che ha. Quando tu citi l'Europa da tifoso, la spero anch'io, tutti noi la speriamo. Io credo che in questo momento sia però molto complicato pensare all'Europa, anche per l'investimento che il Bologna ha fatto, per i valori che ha in campo, ci sono squadre molto più attrezzate. Chiaro che darselo come obiettivo per i prossimi 2 o 3 anni è un obiettivo corretto e coerente. L'unica cosa che accomuna tutto questo basket, calcio, tutto questo sport è che negli ultimi 6 mesi la passione è veramente affievolita. Questo purtroppo bisogna dirlo, nel senso che tutti noi, ho avuto la, non so neanche dirti se la fortuna o la sfortuna, comunque di andare allo stadio in questi mesi, in quanto sponsor, di andare anche al Palazzo dello Sport, anche lì in quanto sponsor, e devo dire che insomma dirti che è una cosa bella, insomma bisogna impegnarsi, bisogna impegnarsi molto, quindi la passione e il pubblico, insomma, io non so, penso che in tanti abbiano la tua stessa visione, cioè quello di dire che insomma in questo momento stanno vivendo questa passione in maniera molto marginale, no? Molto così, un po' di fianco, no? No, ma infatti guarda, io per lavoro e anche per passione seguo le partite, è sempre meglio vedere 1 ora e mezzo del Bologna, o vorrei dire della Fortitudo se giocasse un po' meglio, piuttosto che una serie televisiva. È un intrattenimento piacevole, durante la partita soffro, esulto e mi incazzo come sempre, però finché posso permettermelo non metto piede allo stadio né al Palasport, perché non ha senso. Per me questa cosa è, come dire, è un succedaneo, un'alternativa quasi obbligata, meglio che niente, come si dice a Bologna, piuttosto che niente, meglio piuttosto, però non continuo a pensare che non sia lo sport vero, insomma, senza pubblico non ha senso. D'accordo, d'accordissimo con te. Bene, Matteo Naldi, direttore marketing di Lavoro Più, ti ringrazio per essere stato ospite di Tempo Perso. Ricordiamo l'iniziativa Lavoro Più Go Riders, quindi se volete fare i riders o se avete del cibo anche come ristoratori eccetera da vendere o altro da distribuire, rivolgetevi al sito di Lavoro Più per vedere come funziona, perché ripetiamo, offrono un'assunzione ai rider, un contratto
vero e tutelato e garantito, cosa direi piuttosto rara e interessante. Quindi chi ne ha voglia, interesse e bisogno si faccia avanti. Grazie Matteo, buona serata. Buona serata Emilio, buona serata a tutti.